Emerge una società senza Stato, con un declino fortissimo di fiducia in tutte le principali istituzioni, compreso il Presidente della Repubblica, che in qualche modo aveva sorretto l'identità nazionale negli ultimi anni. E poi l'Europa collassa, non ce n'è più, non ci sono più appigli, non ci sono gli enti locali, per non dire le organizzazioni sociali. Allo stesso tempo, inevitabilmente, comincia a esserci un affaticamento della democrazia, cioè gli italiani cominciano a pensare che se ne possa fare a meno, che si possa fare a meno dei partiti. E allo stesso tempo, però, cresce la partecipazione. E questo è sempre un buon segnale, perché bene o male significa che esiste ancora una società civile. Il problema è che sfiducia e partecipazione producono un clima quasi da forconismo. Speriamo che il prossimo rapporto, fra un anno, ci dia notizie migliori di noi.